Forza Napoli! E appena terminato nel Napoli-Lazio, l'attesissimo big match che si è giocato giovedì di turno infrasettimanale, valevole per la 32esima giornata, straordinaria, netta, convincente prova della Lazio che batte addirittura 5-2 alla Lazio, con gol di Insigne al settimo sul rigore, 12esimo raddoppio di Politano, al 53esimo nel secondo tempo 3-0 di Insigne, arriva il 4-0 di Mersa al 65esimo, accorcia la Lazio al 70esimo con Immobile, risegna la Lazio al 74esimo con Milinkovic-Savic e chiude la partita all'80esimo. Osimhen, in virtù di questa grandissima, straordinaria, stratosferica prova stellare del Napoli, Napoli ha 63 punti, ha solo 2 punti dalla Juventus ed dall'Atalanta e da solo 3 punti dal secondo posto. Si riapre precisissimo la lotta, c'è cioè il Napoli veramente straordinario. Andiamo per ordine. Al settimo minuto viene dato giustamente un calcio di rigore perché c'era stato un fallo di un giocatore dell'Alacca sulla faccia di Manolas. C'era uno dubbio anche per la Lazio, ma ecco, nella sensazione venne vista prima quello che ha fatto il giocatore su Manolas, calcio di rigore, trasformato ad Insigne, 16esimo gol stagionale. Dopo 5 minuti, bellissimo assist di Mertens, bellissimo gol del 2-0 di Politano, bello il gol di Politano sul primo palo, arriva il gol del 2-0. Primo tempo finisce 2-0, Napoli meritatamente, secondo me, sul doppio vantaggio, inizia il secondo tempo, è il 53esimo su Astrid, è bellissimo gol, veramente bellissimo passaggio, design, grande partita, bellissimo che si dribbla Insigne, Lucas Leo fa un bellissimo tocco sotto un lob, meraviglioso, straordinario gol di Lorenzo Insigne, 3-0 per il Napoli, 17esimo gol di Lorenzo Insigne. La Lazio è completamente sparita dal campo sotto shock e al 65esimo su Asti di Zerbi arriva veramente un bellissimissimo gol di Dries Mertens, nono gol stagionale, grandissimo, grandissimo gol di Dries Mertens che raggiunge ancora di più i suoi record, sempre, sempre, sempre più gol. Bellissimo gol del 4-0 di me che sembra che si commuova il gol, non si capisce bene. Il Napoli un pochino a livello psicologico sbaglia, è un po'. E diciamo, come si può dire, si rilassa, arriva al 70esimo gol di Immobile su assist di Andreas Pereira. Dopo 4 minuti, punizione quasi dal limite, fallo di Lorenzo, giocatore del Lazio, punizione di Milinkovic-Savic all'incrocio. Secondo me, un po' colpevole, merette che un po' se la schiaffeggia dentro. Ma per fortuna, al minuto 80, bellissimo assist di Lozano, che era subentrato, era subentrato insieme ad. Nel secondo tempo Lozano, 72esimo, era subentrato a Politano, bellissimo per Osimhen, tira una fucilata all'incrocio dei pali e si gol del 5-2. Grande partita del Napoli, veramente straordinaria vittoria che batte una squadra veramente forte ed interessante, molto forte come la Lazio. Il Napoli si è dimostrato molto molto più forte della Lazio, continua la nostra lotta Champions. Vi ricordo che Napoli in questo momento rimane quinto ma è 2 punti dalla Juve quarta, 2 punti dalla Lazio terza, solo 3 punti dal Milan. Ottima prova di Bakayoko, straordinaria partita di Insigne che fa doppietta, grande prestazione di tutto l'attacco del Napoli, sono entrati bene anche Mer, anche Osimhen, Lozano che ha fatto il passaggio, hanno fatto gol, grande gol di Mertens, grandissima prestazione del Napoli. Auguro a tutti una buona notte dal vostro grande capitano Napoli. Il Napoli stravolge, stravolge, travolge la Lazio, schiaccia Sassi, Napoli 5, Lazio 2, una buona notte a tutti, forza Napoli!